poi la cresima, ma è già diminuita la cresima, cioè, sceneggiata. Matrimonio, viene da ridere, poi alla fine rideremo, vedremo un filmato divertentissimo che sta spopolando su YouTube in questa settimana, di un prete che alla fine del matrimonio propone una canzone simpaticissima, lo vedremo dopo. Ma no, poi quando muore qualcuno si riempie la chiesa, specialmente se è giovane. Ma noi abbiamo bisogno, la Chiesa è la presenza di Cristo, è Cristo, noi abbiamo bisogno di Cristo, non per stare bene, per stare tranquilli, per stare sereni, noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo per poter credere veramente in Dio, per poter non cadere nella tentazione. Vi allontana il male che c'è nel vostro cuore da tutto ciò che vi porta sulla strada sbagliata e che vi toglie la pace. Giorni fa chiacchieravo con una persona che mi raccontava che c'è stato un momento nella sua vita che è stato ricco, ha avuto un sacco di soldi. Dice: mamma mia, che tristezza quando c'hai un sacco di soldi. La strada sbagliata che vi toglie la pace. La pace c'è solo nella misericordia, carissimi amici. Io desidero condurvi verso la libertà promessa da mio figlio, non la libertà da un dittatore esterno a me, ma la libertà dal dittatore che è dentro di me, che non mi fa credere, che mi fa dubitare di tutto e di più e quindi dubitare di Dio. Questa è la libertà di Gesù, non è la libertà di Mosè. Mosè è stato chiamato da Dio per liberare il popolo dalla schiavitù del faraone egiziano. Ma una volta che mi liberi dal faraone dell'Egitto, poi divento schiavo dei miei vizi, del mio egoismo, del mio arrivismo, del mio egocentrismo. Noi abbiamo bisogno di essere liberati dentro, io ho bisogno di essere liberato dentro, all'interno, perché il male è nel mio cuore, nel fondo del mio cuore. È come quando, io ancora no, non mi è capitato, chissà se mi capiterà di scoprire che qualche cellula impazzisce, mi piglia un tumore, chissà dove, e sarò costretto, come tanti amici, tante persone care l'hanno fatto, sarò costretto a farmi la chemioterapia, nella speranza che questa terapia sconfigga il male che è dentro. Ecco, questo è fisico, ma dentro il nostro cuore, carissimi amici, altro tumore, c'è un cancro bruttissimo, questa mancanza di fiducia in Dio. Allora è la cristoterapia. Perché bisogna seguire qualcuno? Perché bisogna far parte di una comunità? Perché bisogna aiutarsi a pregare? Perché bisogna celebrare? Perché bisogna confessarsi? Perché bisogna digiunare? Perché? Perché Cristo mi guarisca. È la cristoterapia. La Chiesa esiste perché noi possiamo sperimentare quello che poi sperimenteranno tutti: la liberazione dal peccato e dalla morte, perché Cristo l'ha vinta. E qualcuno è chiamato a fare questa esperienza prima della morte, la maggior parte la farà alla fine. Io quando celebro la messa e alzo il calice con il sangue di Cristo e dico le parole di Gesù: prendete, bevetene tutti, questo è il mio sangue versato per voi. Siamo sempre quattro gatti a messa, pure che si riempie le chiese, ma sempre quattro gatti siamo in confronto a tanti nostri fratelli che
sbandati come solo sono stato io in gioventù, non capisci a niente. Versato per voi che avete incominciato a capire qualcosa, ma più che capire ad assaporare, a presentire, a gustare, e per tutti. Ecco, perché continuamente ci sono bambini che muoiono, carissimi amici, muoiono di fame, muoiono nelle guerre, muoiono di malattie stupide. E che fa? Che fine fanno? Passano subito nella vita eterna, perché la porta Gesù Cristo l'ha aperta a tutti. Desidero che qui in terra, dice la Madonna, si realizzi in pienezza la volontà di Dio, affinché attraverso la riconciliazione con il Padre Celeste. Perché è venuto ed è nato in stalla? Per chi si è fatto inghiovare alla croce? Per fare da riconciliatore tra me e Dio, tra te e Dio, perché noi siamo nemici di Dio. Tra noi e Dio c'è un'inimicizia che ci hanno trasmesso Adamo ed Eva. E questa inimicizia si vince con Gesù Cristo e Maria, la madre. Non c'è altro metodo. Affinché attraverso la riconciliazione con il Padre Celeste, attraverso il digiuno e la preghiera, nascano apostoli dell'amore di Dio. Che meraviglia! Ecco, questa è la vocazione di noi uomini, ma soprattutto di noi cristiani. Ecco, se nasce un bambino, perché nasce? Perché possa fare esperienza dell'amore di papà e mamma. Purtroppo non è così, perché tanti bambini fanno esperienza del non amore del papà e della mamma. E i ragazzi che abbiamo visto all'inizio di questo nostro incontro, ospiti in questa realtà meravigliosa, cometa, la cometa di Como, ecco, sono tutti ragazzi che magari hanno alle spalle situazioni difficili, che poi in queste famiglie allargate fanno questa esperienza di sentirsi voluti bene, sentirsi amati. Se le nostre comunità, carissimi amici, non diventano luoghi di accoglienza reale, luoghi dove possiamo sperimentare l'amore reale, che ce lo scambiamo gli uni gli altri, dove ci sentiamo rinforzati, incoraggiati, amici miei, non si va da nessuna parte. Ma perché questo accada, ecco, ci vuole il digiuno e la preghiera. Il digiuno perché siamo intossicati, la preghiera perché abbiamo perso questa semplicità di chiedere a Dio quello che noi non riusciamo a fare. Così nascono apostoli dell'amore di Dio. Ecco. Sentiamoci quest'altro intervento di Papa Francesco sulla confessione, che è una cosa meravigliosa. Perché ci dobbiamo confessare? Per sperimentare la misericordia di Dio. Ecco, ascoltiamo le parole di Papa Francesco su questo sacramento così bello che purtroppo noi disertiamo, qua c'è lo zambino del maligno, e che ancora non abbiamo capito quanto è importante che noi ci abituiamo a compiere questo gesto di umiltà per ricevere quello di cui abbiamo veramente bisogno. Ascoltiamo. Gesù, il confessionale non è una tintoria, è un incontro con Gesù, ma con questo Gesù che ci aspetta. Ma ci aspetta come siamo. Ma Signore, senti, sono così. E questo ci vergogna a dire la verità. Ho fatto questo, ho pensato questo. Ma la vergogna è una vera virtù cristiana, anche umana. La capacità di vergognarsi. Io non so se in italiano si dice così, ma
nella nostra terra, a quelli che non possono vergognarsi, gli dicono sin vergüenza, senza vergogna. Questo è un senza vergogna, perché non ha la capacità di vergognarsi. E vergognarsi è una virtù dell'umile, di quell'uomo o quella donna che è umile. Allora, carissimi amici, concludiamo questo nostro incontro facendoci una bella risata. Ecco, adesso vedremo un video di un prete, un simpatico, io non mi ricordo manco come si chiama. Ecco, e quello che vedremo adesso è stato vissuto alla fine della messa, no? Non nella messa, la messa era finita, gli sposi erano già sposati, era conclusa, e questo sacerdote, che ha un carattere un po' strano, un po', ecco, ma da quello che so io è una bravissima persona, si è un po' sbizzarrito per riempire di gioia i cuori degli sposi e degli invitati. Magari c'è un po' di esagerazione, però non ha niente di che vergognarsi una persona così, così esplosiva come questo sacerdote. Ma mentre vediamo il video, vedo se recupero il nome, come si chiama, guardiamolo. Mamma mia, del non ci sono riuscito, carissimi amici, a recuperare il nome. Ecco, ci sono stati commenti molto diversi, alcuni che si sono scandalizzati, alcuni che l'hanno osannato. Ecco, ha fatto una cosa semplice: ognuno di noi è quello che è e si esprime per quello che riesce, no? Ed è bello che siamo vari. Allora, non presupponiamo mai né la colpevolezza né l'innocenza, e poi per un episodio non giudichiamo mai le persone. Ecco, a me ha dato l'impressione che questo prete l'ha fatto con tutto il cuore e la sua personalità. Ognuno ha la sua personalità e quindi non è che ce la facciamo da soli. Ecco, allora concludiamo, carissimi amici, e speriamo davvero che ci possiamo aiutare, perché c'è bisogno di aiutarci gli uni gli altri a stare nella posizione giusta davanti a Dio e ai fratelli. Ecco, perché questo ci salva, questo rapporto bello che Gesù vuole che noi abbiamo con Dio e tra di noi. Ecco, e possiamo sperimentare la nostra vera natura, la natura dei figli, dei fratelli. Ecco. Vi do l'arrivederci al prossimo sabato, ma sempre a Dio piacendo.